Sera ha ballato soltanto con una donna. Sì, con quella rossa. Ma quale rossa? Quella scollata, scollata fino all'ombelico. Che cotta si era presa. Alla fine lui non ne poteva più. Allora ha chiesto aiuto al primo che gli è capitato e gli ha detto: questa matta mi ha stufato, se le va, se la figli. Vedrà che ci sta subito quella. E sai che cosa ha detto lui? No. Vuole che non lo sappia. È mia moglie. Questo non l'avevo sentito. Te lo sei perso. Ma cos'è che spunta dal polso? Da dove? Che roba è? Una bandierina? Il portabagagli col gran pavese. Mio Dio, che cos'è? Non capisco. È morto. È un cadavere. Ma come? Perché? Non so perché. Morta stecchita. Tutto sangue. Siamo in un guaio. Tu credi che... Chiamiamo subito la polizia, altrimenti... Ma dai i numeri! Mi analizzano. E mi trovano pieno d'alcol. Ma allora, come ce ne liberiamo? Zitta, fammi pensare! Dobbiamo tirarla fuori. E poi... Poi la buttiamo... in un fosso. Io no. Io non la tocco! Vieni qui! No! Fatta isterica! No! Forza! Tu mi aiuti e basta! Per i piedi! Su, prendila! No, io non la tocco! Vuoi che mi tolgano la patente? Sai pure quali precedenti ho già! Forza! Forza, stupida! Sollevala! Non è pesante! Dobbiamo portarla sulla strada e nasconderla. E da dove viene? Dalla Thailandia, dal Vietnam, lo sai dire? Chiama la polizia, ti prego. Piantalo, ti prendo a spelle. Muoviti. Da solo non ce la faccio, prendile i piedi. No, oh, mio Dio. E piantala di strillare. Avanti.
Sì, finalmente torno a casa. Che cosa succede? Ma porca miseria, sono 48 ore filate che lavoro io. Il capo, per quel che mi riguarda, mi troverà sul posto. Dimmi dove. Benvenuto. Allora? Non ci crederanno. E noi siamo nei guai. Fino al collo, maledizione. L'unico vantaggio è che mi ha fatto sfumare la sbornia. Ha dei lividi alla gola e molte ferite. Ma la ferita peggiore è quella che ha ricevuto al petto. È quella mortale. Ecco i signori che hanno trovato il corpo. Buonasera. Buonasera. Bisogna che lei venga con noi. Ma e mia moglie non deve... Vogliamo sapere dove era parcheggiata la sua macchina. Sì, ma mia moglie non deve... No, no, può restare qui. Venga. Quando torna? Torna subito, non si preoccupi. Ecco, là era parcheggiata la macchina. E qui è la casa dove eravamo invitati. Quanto era stata ferma qua la sua auto? Aspetti. Noi siamo arrivati poco prima delle 9. La festa era già in corso. E siamo andati via circa all'1. La pioggia ha lavato le tracce. Tu comunque telefona al laboratorio. Vede, tutto corrisponde. Le sto dicendo la verità. Sì, certo. Io il bagagliaio lo lascio aperto. Lo racconti all'assicurazione. E com'è il nome dei suoi ospiti? Ibac. Ma a quest'ora dormono di certo. Mi passi la centrale, per favore. Cosa incredibile. E nel tuo portabagagli? Un cadavere. Una donna uccisa e non so come. Oh, per l'amore del cielo. Ma tu cosa c'entri? Io? Io non c'entro affatto. Cosa ti viene in mente? Ma allora, come mai era nella tua automobile? Perché qualcuno ce l'ha messa. Quando era parcheggiata qui davanti. Davanti al tuo cancello. Ti pare il modo di dirlo? Intanto era la sua automobile. Davanti a casa sua. Oh. Una festa grandiosa, eh? Beh, una cosa media. E quest'altro cadavere chi sarebbe? Quello lì? Mai visto in vita mia. L'avrà portato un invitato. Quante persone c'erano in tutto? Oh, tante. Di preciso non so, ma... una 50. No, nemmeno per sogno, esagerato. Su per giù una 30, ispettore. Fra cui delle donne? Naturalmente. Anche orientali? Perché orientali, scusi? Perché la morta nella mia macchina era una thailandese o giù di lì. Quindi l'ispettore vuol sapere se qui c'era un orientale. Insomma, c'eri anche tu, no? Io non sono il padrone di casa. Ma senti che roba, sei pazzo. Mi scusi, ma lui è stato qui tutta la sera e ha visto chi c'era. Avrebbe notato, avrebbe pur notato un orientale. Come vuoi che me lo ricordi? Mi faccia una lista degli ospiti, nessuno escluso. Nomi e indirizzi. Una lista di tutti? Sì, appunto, ho capito bene. Ma io non li conoscevo neanche tutti, vede. Ho fatto una open house, mi capisce? Mm-hmm. Open house? Allora non c'è da sorprendersi che poi... che poi succede. Ma che azioni fai? Queste sono cose assurde. Open house non vuol dire casa chiusa, ma casa aperta, Gubbe. Posso avere un po' d'acqua? E dove vado a prendergliela adesso? Gli esperti del laboratorio sono in viaggio, ma servirà a poco. Allora dobbiamo usare il cervello. Ammesso che Gubbe sia stato sincero. Come ammesso? Mi lasci parlare, stia zitto un momento. La ragazza è stata uccisa e poi portata qua. E portata a braccia, perché se l'assassino avesse avuto un'auto, che bisogno c'era che la nascondesse in quella d'un altro? Non vedo perché. Come non vedi? Ti prego, Harry, sono stanco morto, risparmiami i nervi. E va bene, l'assassino era a piedi e non poteva passeggiare a lungo con un cadavere in spalla. E perché portarlo a spasso, scusa? Come perché? La cosa più semplice era lasciarlo là. Dove? Dove l'aveva uccisa. Perché tu sai dove l'ha uccisa? In ogni caso, non lontano da qua, perché come tu hai giustamente confermato, non aveva macchina. Anche i miei nervi meritano qualche riguardo. No, ti chiedo scusa, sto pensando. Cosa fa una ragazza del genere quando uno la minaccia, la insegue? Telefona. Bravo.
Stava cercando un numero. Sì, avrà abitato vicino. Pensa che vestito aveva indosso. Ma qui non c'è un nightclub o un locale dove poteva esibirsi. Questo è un quartiere rispettabile, poi, mentre lei, sotto il vestito, non aveva che gli slip. Una prostituta? Non posso dirlo. Le donne esotiche non sono il mio forte. Non direi che ne avesse l'aspetto. Era raffinata. Sì, una bellissima ragazza. Puoi dirlo. Ho 12 indirizzi. Cominciamo a controllarli? Che elenco è? Degli annunci economici, offresi compagnia. Quelli che riguardano le orientali. Come si scrive? Sulla vocale due punti? Bene, tanto non dovrò mai dirlo. Hanno nomi di personaggi da operetta. Stefan, vieni presto. C'è una chiamata in seguito al nostro annuncio. Lei dov'è? Da dove parla? No, non riattacchi. Le passo il nostro ispettore capo. Pronto, Derrick. Ho letto sul giornale di quella ragazza morta. Si tratta davvero di un orientale? Sì. Potrebbe descrivermela? Aveva dei lunghi capelli neri. Sciolti sulla schiena? Sì, ed era piccola di statura. Con un vestito da sera verde? Sì, verde, con spacchi sui fianchi. E molto scollato? Sì, molto scollato, infatti. Perché ha telefonato? Chieda di lei al dottor Scheibnitz, Robert Kochstrasse 43. E perché devo chiedere al dottor... Scheibnitz. Sì, perché devo chiedere al dottor Scheibnitz? Io non dico altro. Come si chiama lei? Da dove te le... È un passo avanti. Possiamo rallegrarci. Robert Kochstrasse 43? La via dove Gubek aveva parcheggiato. Quello che si è trovato la morta in macchina? Sì. Siamo sul binario giusto, allora. Come no? Tutto il resto è banale routine. Harry... Ci sarà un centinaio di metri da qui alla cabina telefonica. Cercano qualcuno? Sì, vogliamo parlare col dottor Scheibnitz. Mi dispiace, il dottore non è in casa. Ci apra lo stesso, per favore. Io non compro niente. Polizia criminale. Qui c'è un mandato di perquisizione. Una perquisizione da noi? Ci sarà uno sbaglio? Qui sta il dottor Scheibnitz. Esattamente. È il nome scritto qua sopra. Sicché devo proprio aprire. Potremmo anche forzare il cancello, però è meglio aprirlo, no? Da quella parte. Vengano. Dal momento che non posso impedirlo. Grazie. Però telefono subito al dottore. Brava, lo faccia. Un motivo ci dovrà pure essere. Si va a frugare nelle case dove ci sono dei malviventi. Non ci protegge la, come si chiama? Costituzione. Sì, appunto. Mm-hmm. Il dottore è una persona che conta. Non è il tipo che si lascia mettere i piedi sul collo. Mi passi il dottore, per favore. La signora Kulme è una cosa urgente. Lui conosce il presidente della polizia, sa. Non gliela farà passare liscia per questo abuso indecente. Pronto, dottore? Abbiamo la polizia in casa. A me non l'hanno detto. Subito. Grazie, molto gentile. Sì. Mi chiamo Derrick, sono ispettore capo... Roba da pazzi. ...della sezione omicidi. Mi scusi, ma non capisco cosa voglia da me. Cosa? Si spieghi meglio. Thailandese, ha detto. Lei avrà mostrato una tessera di riconoscimento alla mia governante, spero. E chi era al telefono? Beh... Certo, è una perdita di tempo, ma pazienza, verrò. Arrivo tra mezz'ora al massimo. Fra poco è qui. Bene, lo sentirà. Intanto potrei fare due chiacchiere con lei. Mi dica. Mi dica lei, chi è e qual è la sua mansione qui? Sono la signora Kulme e faccio la governante. Ah, abita in casa, ci dorme? Sicuro, ci dormo. Ah, vorrei poterlo fare anch'io. Come dice? Niente, mi scusi. Ieri sera, o per meglio dire stanotte, lei era in casa? È sempre stata qui? No, ero da mia sorella. Mi dica che ora è uscita di casa e a che ora vi è tornata. Non mi piace affatto che mi faccia queste domande. Non mi diverto a fargliele, signora Kulm. Su, via.
mi risponda. Ieri sera sono uscita verso le 8 e sono ritornata soltanto stamattina. Allora lei non sa cosa è successo ieri sera in questa casa. Perché? Che cosa deve essere successo secondo lei? Avanti, mi dica. Oh, mi scusi. Che cosa vuole? Chi è lei? Sono l'ispettore Klein, della polizia criminale. E chi l'ha fatta entrare in casa? Dov'è la signora Kuhl? È appunto la signora Kuhl che gentilmente ci ha fatti entrare. Posso domandarle chi è lei? Anita Scheibnitz. La figlia del dottore? Sì. Sa dove il dottor Scheibnitz ieri abbia passato la serata? No, davvero? Come faccio a saperlo? C'erano in giro delle bottiglie vuote. Ha risciacquato dei bicchieri. Mi dica quanti. Uno aveva tracce di rossetto sul bordo. I bicchieri erano sciacquati e asciugati. Ah, dunque è così. E come fa a sapere che sono stati usati? Lo so, perché non sono stati messi nel solito modo. Sicché ieri sera il dottor Scheibnitz ha adoperato dei bicchieri, poi li ha risciacquati da sé e li ha riposti là nella credenza. Evidentemente. Lo fa d'abitudine? No, d'abitudine no. O mai, piuttosto? Mai. Carino. È un maschio o una femminuccia? Si può sapere cosa è venuta a fare? Siamo venuti in due. Vuole raggiungerci in salotto? Sì. Lei va davanti, però. Stefan? Sì? Scheibnitz ha una figlia. Lo trovi anormale? Ma è la voce della telefonata. Davvero? Signora Kuhl! Vengo, signorina. Che cosa è successo? Stanotte una ragazza è stata uccisa proprio in questa strada. Ma cosa c'entriamo noi? È quello che ho chiesto anch'io. Hanno chiamato suo padre. E lui cosa ha detto? Che veniva a casa. Gli fanno perdere tempo, del tutto inutilmente. Che volete da mio padre? Posso domandarle qualcosa io, invece? Avanti. Sei indispensabile. Io mi chiamo Derrick. Lei come si chiama? Anita Scheibnitz. Ho 18 anni e non molta salute, come vede. Scusi, sua madre... È morta 5 anni fa. Io vivo sola qui, con mio padre. E con la signora Kuhl. Ieri sera lei era in casa? Ci sono sempre in casa io. A meno che... non mi mettano in macchina di peso e poi mi riportino qui. Signorina Scheibnitz, era in casa ieri sera suo padre? Sì. In sua compagnia sempre? Sì, infatti. Dove? In quella stanza in cui... Sì, là, esattamente. Da che ora a che ora? Per tutta la sera, finché siamo andati a dormire. È stata una serata molto bella, molto tranquilla. Sa, mio padre è così occupato che per me ha poco tempo. E serate così sono rare. A che ora è andata a dormire? Ah, tardissimo. Saranno state le 2. Vuol sapere altro? Eh sì, se avete avuto delle visite ieri sera. Allora non mi ha sentito. Gli ho detto che eravamo noi due soli. Lasci stare, faccio da me. L'accompagno io. Ieri sera lei ha lavato i bicchieri, signorina? Quali bicchieri? Non ha bevuto niente con suo padre? E se fosse, cosa le interessa? Ah, niente, niente, mi scusi.
Una ragazza thailandese qui dentro? In casa mia? Che assurdità! Qui ieri non è venuta anima viva. Ah, no, mi sbaglio. È venuto un amico col quale sono in rapporto d'affari. Glielo confermerà in qualunque momento. Si chiama questo amico? Iudix. Sono anni che ci conosciamo. Ora però, ispettore, consenta a me di porle una domanda. Si trova una ragazza morta, uccisa, nel portabagagli di un'automobile parcheggiata nella via dove abito io, è vero? Ma come si arriva a me? Abbiamo avuto una telefonata stamattina. Ho letto sul giornale di quella ragazza morta. Si tratta davvero di un orientale? Sì? Potrebbe descrivermela. Aveva dei lunghi capelli neri. Sciolti sulla schiena? Sì, ed era piccola di statura. Con un vestito da sera verde? Sì, verde, con spacchi sui fianchi. E molto scollato? Sì, molto scollato, infatti. Perché ha telefonato? Chieda di lei al dottor Scheibnitz, Robert Koch Strasse 43. E perché devo chiedere al dottor... Scheibnitz. Sì, perché devo chiedere al dottor Scheibnitz? Io non dico altro. Che hai fatto? Sei pazza? Hai telefonato tu alla polizia. Perché? Perché l'hai fatto? No, papà, no. L'hanno registrato, ho riconosciuto la tua voce. Signora Kuhl! No. Come ha trovato mia figlia stamattina? Era molto depressa? Mi risponda. Avanti, parli. Non l'ho trovata niente affatto bene. Ma come le è parsa? Mi è parsa assente. Le chiedevo che cosa aveva e lei... Si rifiutava di rispondere? Sì. Ecco. Mia figlia va soggetta a turbe mentali dovute alla sua menomazione, che la sua psiche non accetta. Spero di non mettervi in difficoltà con questa terminologia. Ma insomma, basta guardarla, è capace di fare delle cose inaudite, purché ci si occupi di lei. E ci è riuscita anche questa volta. È il centro dell'attenzione. Ma non ti rendi conto di cosa hai combinato? Papà, papà, ti prego, perdonami, perdonami, ti supplico. Non volevo. Anita, ammetti di esserti inventata tutto. Sì, sì, papà. Perdonami, perdonami. Volete che il medico vi dia un certificato? Che mia figlia firmi un verbale? Ditemi cosa vi occorre. Su, sta calma. Papà, scusa. Su, piccina, distenditi un po', riposati. Cosa volete da lei? Non vi basta? È ovvio che nelle condizioni in cui si trova, noi da sua figlia, non vogliamo niente. Razza di problema sia una figlia così, lo capite. Almeno lo spero. È una cosa talmente penosa. Mi dovete delle scuse, non credi, ispettore? Non ancora, dottore. Non ancora. Che cosa significa? Sua figlia ci ha descritto l'abito della morta. Di seta verde, con una profonda scollatura. E i giornali non fanno menzione dell'abito che aveva. Come mai sua figlia sapeva com'era vestita la ragazza? Ci rifletta su, dottor Scheibnitz, eh? E un'altra volta riprenderemo l'argomento. Arrivederla. Stefan, Impler ha portato qui una ragazza orientale, sai, del tipo... ben noto, per cui troviamo degli eufemismi. Conosceva la morta? Continui pure. Ha risposto all'annuncio. Le passiamo in rassegna tutte. La prego, rimanga seduta. Conosce la nostra lingua? Sì. Ah, si chiama Fan Ti. L'ho pronunciato nel modo giusto? Sì. Le hanno mostrato le foto di una ragazza. Tenga, il suo passaporto. Lei la conosceva? Sì, so che si chiamava Phu Tam Nu. L'ultima volta che l'ho vista è stata a Bangkok. Chiedeva il permesso di espatriare. Questo quando? Dunque, 6 mesi fa.
Io ero allo sportello vicino a lei. Facevamo la fila per il passaporto. Vuole scrivere qui il nome che ha detto? Sì, volentieri. Cosa veniva a fare in Germania? Aveva ottenuto un contratto di assunzione alla clinica universitaria di Monaco. E sa dirmi da chi aveva avuto questo contratto di assunzione? Sì, mi ha fatto vedere un uomo che l'aspettava fuori, in strada. Ah, gliel'ha anche presentato? Sì, io gli ho domandato se potevo avere anch'io un contratto come quello. Volevo fare qualcosa per aiutare i miei. Ho dei fratelli e delle sorelle. I miei genitori sono poveri. E così gli dissi: io so il tedesco. Io studio apposta ormai da 2 anni. Mi assuma allora. Sarebbe una buona occasione di lavoro per me. Proprio quella che da tempo io aspettavo. Ma lui rispose di no, che non aveva più contratti come quello. Scusi, mi permette? Sì, prego. E questa Fu Tam Nu, sapeva il tedesco? No, neanche una parola. Lei è in grado di descrivermi quell'uomo? Sa come si chiamava? Quanti anni aveva? Non era un uomo anziano. Avrà avuto più o meno 30 anni, ma il suo nome non lo so. Sono Judix. Scusi se l'ho fatta aspettare. L'ispettore Derry? Sì, grazie. Buongiorno. Lei appartiene alla sezione omicidi? Sì, infatti. La parola fa un po' impressione. Ci si immagina dei fattacci orripilanti. Oh, addirittura. Beve qualcosa? No, grazie, non si disturbi. Prego. Credo che il dottor Scheibnitz le abbia telefonato. Sì, certamente. Come lei è uscito, mi ha chiamato. Cosa le ha detto? Che l'altra notte nella sua strada una ragazza è stata trovata morta. Mi ha detto accoltellata. È così? Sì, infatti. Deve scusarmi se mi guardo attorno, ma è un vizio professionale. Faccia! Le ha detto anche della figlia? Sì, che ha telefonato alla polizia senza motivo. Lei conosce Anita Scheibnitz? Sì, quanto conosco il padre. Una povera ragazza affetta da esaltazione mentale. Ha fatto visita al dottor Scheibnitz ieri? Sì, alle 9 per esattezza. E mi sono trattenuto fino a mezzanotte. E come mai era andato a trovarlo? Per ragioni d'affari. Siamo soci in una ditta. Erano loro due soli? Sì. Non c'era anche la figlia? Sì, ma era nella sua camera, come al solito. La sua presenza non è una gioia per gli ospiti. Il padre ha preferito che non ci fosse. Forse è un'osservazione sciocca. Dica. Ma mi capita spesso di dire delle sciocchezze. Insomma, a me è parso che padre e figlia si detestino. Io non voglio dire né sì né no, se lei me lo consente. Lei ha mai avuto occasione di incontrare questa donna? No. In che posto si trova? Sul pavimento di un garage. Ah, ho letto che delle persone l'hanno trovata morta nella propria automobile. Sì. Se fosse successo a me, mi sarebbe venuto un infarto. Capisco benissimo. No, no. Mai vista. Mi sarebbe rimasta impressa nella memoria. Credo che ora accetterò un bicchierino. Forse anche lei ne ha bisogno. Si accomodi, signor Judix. Grazie. Mi scusi. Fu Tam Nu non risulta da nessuna parte. Ma non abbiamo finito gli accertamenti. Sì. Ah, ti ho messo sul tavolo il rapporto su Scheibnitz. Le dispiace se mi siedo? Ti disturbo? No, questo è il signor Judix, che ieri ha passato la serata con dottor Scheibnitz e che dichiara che sono stati sempre loro due soli e che non è successo nulla di straordinario. No. Venga. Per completarlo poi. Impler ti vuole parlare di una pista che porta a Rosenheim. Scusa, puoi richiamare fra una decina di minuti? Grazie. Mi scusi, ma qui ogni omicidio scatena l'inferno. Comunque abbiamo il nome della morta, cioè Fu Tam Nu. La clinica non ha infermiere venute dall'Oriente. Una volta hanno avuto una coreana, ma Fu Tam Nu non la conoscono. Chiama anche gli altri ospedali e la scuola infermiere della Croce Rossa. Sì, subito. Prego, si accomodi. Grazie. Questa Fu Tam Nu fu portata in Germania da Bangkok per fare la lieva infermiera presso la clinica universitaria. E non era la sola. Ma perché non si siede? Sì, grazie.
C'è stata segnalata la scomparsa di altre 8 ragazze e tutte con contratti del genere. Lei ha detto di avere una società col dottor Scheibnitz? Sì, una ditta di pavimenti stradali. E quello di ieri era un incontro d'affari? Ho già risposto in merito, ispettore. Ho motivo di domandarle di nuovo se era solo con lui. La prego, si alzi e venga con me. Harry, c'è il signor Judix. Dice di essere stato sempre solo col dottor Scheibnitz. Non c'erano ragazze orientali. Dove va? La signorina Famti ci ha aiutato identificando la ragazza assassinata. Con l'uomo a che punto siete? Ne ha fatto una buona descrizione. Se siamo fortunati l'abbiamo schedato. Uh-huh. È un identikit. Bravo. Venga, le faccio firmare il verbale. Questo può essere l'uomo che ha ucciso? Di chi parla? Del disegno o di quell'altro? Metta la firma in calce. È a tua disposizione. Ah, grazie, dammi. Lo riconosce? No. Lo indossava la morta. Anita Scheibnitz, nella sua telefonata, ci ha descritto la donna e il vestito che aveva. Quindi deve averla vista. Noi ci domandiamo dove, dal momento che è rimasta sempre in casa. Ma si sa, Anita Scheibnitz è poco attendibile. L'esatta descrizione del vestito può essere soltanto un caso. Verde, giallo, blu. In fondo i colori sono sette. Vuole firmare il suo verbale? Pronto? No, stasera non posso. Ho già un impegno. Mi dispiace. Ci diceva mio padre, qua non c'è niente da fare. Tutto finisce e non c'è più speranza. Così è meglio che andiate via da questo paese. Perciò ha voluto farci cominciare molto presto a imparare le lingue. Prima il francese, poi l'inglese e il tedesco. Due mie sorelle se ne sono andate in Canada e una a New York. Io invece sono venuta a Monaco, ma non mi sono trovata bene. Non ero in condizione di poter rifiutare di fare la vita che faccio e che non vorrei fare. Cosa ti succede? Tutto il pomeriggio che telefono. Scusate tanto, ma volevo sapere dove era stata. Alla polizia criminale. Vattene, bel tomo. Non ho bisogno di trattenere. Prendo i dati anagrafici. No, è una vecchia conoscenza questa. Non è vero, non mi conosce. Non mi va di discutere, sono stanco. Ma cosa ho fatto per dover dare i documenti? Andiamo, tira fuori i documenti se li hai. Senta, non può farmi niente. Aiuto, sì, quella poveraccia, sì, certo, a distraggiarsi un po'. Fammi vedere i documenti, avanti. Sapevo che vi sareste fatti rivedere. Non vi mettete facilmente l'animo in pace. Dipende da lei, ci riprovi. Allora entriamo. Grazie.
C'è anche mia figlia. Ma lei la conoscete già. Buongiorno, come sta? Buongiorno. Come mai se l'è portata sul cantiere? Preferisco averla con me, così fa meno pazzie. Inoltre mi sono reso conto di averla trascurata troppo. Stockman! Stockman! Sì, vengo, dottore. Io voglio restare qui, papà. La porti fuori. Ma no, non voglio. Ha sentito ciò che ho detto? La sollevi? No, non voglio, non mi tocchi. Va bene, piccina, ti porto fuori io. Io veramente volevo chiedere una cosa a sua figlia. Cosa vuole sapere? Lei vada pure. C'è una cosa che volevamo mostrarle. Conosce quest'uomo? Faccia vedere. E questo chi è? La domanda vale anche per lei. Non so, mai visto. Dovrei conoscerlo. Tu lo conosci? No, non so chi sia quest'uomo. Come avete sentito, non sa chi sia. Su, piccola mia. Papà ti porta di là. Quello lì è un bel commediante. Mentono entrambi. Ecco sistemata la mia bambina, l'amore del suo papà. Dimmi cosa vogliono da te. Te la dirò, cara, ora sta buona. Stockman. Mi dica. Faccia questo numero e quando risponde mi chiami. Sì, mi lasci il biglietto. Ciao. Il signor Judix mi ha detto che sulla sua scrivania c'è un rapporto su di me. Sì, è verissimo. Ha bisogno di informazioni sul mio conto? Sì, ed è per questo che volevo parlarle. La vogliono al telefono, dottore. Scusatemi. Prego. Non poteva farsi passare qui la comunicazione? È un trucchetto. Telefonata lampo. E quali informazioni vi interessano? In ogni caso, mi scusi, la persona più informata sul mio conto sono io. E infatti siamo qui. Lei non ha soltanto una ditta di lavori stradali? No, quella è la mia attività principale. Poi ne ho altre. Posseggo delle quote in parecchie società. Nei rami più svariati. Ben detto, nei rami più svariati. Ad esempio in locali notturni. Perché non le garba? Il suo... Non ci garba il suo socio, Scheimitz. Allude a Birkman? Sì, Birkman. Su cui abbiamo un massiccio incartamento. Questo a me non interessa. Ho investito denaro in locali suoi che danno un buon profitto. Se ha trascorsi penali non mi riguarda. Ma sa di che natura sono? So soltanto di aver fatto un buon investimento. Anzi, ottimo. Sempre che mi permette di giudicare un affare da quanto frutta. Anche nei suoi bordelli ha investito denaro? Non capisco. C'è tanto di autorizzazione dello Stato, non vorrà mettersi a farmi la morale. Io mi attengo ai fatti. Trattate anche prostitute orientali? Ora finalmente capisco. Vi siete dati da fare per trovare una strada che giustificasse d'avermi tirato in ballo. E invece vi sbagliate. Avete preso un bel granchio, signori miei. Arrivederla. Su, bello. E sta attento. Questa faccia le dice qualcosa, per caso? No.
Signorine, chi di voi conosce un uomo così? No, io nemmeno. Io no. Scusi se la disturbo, conosce qualcuno che gli somigli? No. Grazie. Lo conosce? Mai visto in vita mia. E lei? No. Conosce quest'uomo? Non me lo sono mai rimorchiato. Non voleva entrare nella sua vita intima. Ciao, bello. Ciao, bella. Sai chi è questo? No, davvero. Non sappiamo. L'ispettore capo Derrick? Sì. E lei è Birkman? Sta facendo girare una foto, un ritratto, vero? Già. Guardi se conosce questi due. La donna è stata uccisa. Non so, di chi si tratta? L'uomo è molto somigliante al vero. Sa chi è? Ne sono dolente, ma non ho idea. Vedo. Ha addirittura le lacrime agli occhi. Infatti. Se c'è una cosa che voglio evitare è avere dei guai con la polizia. Non posso fare passi falsi. Ho paura che mi nervosiate la clientela. Non verrebbe nel mio ufficio? Sa chi è quest'uomo? La precedo. C'è mezza polizia che sta ronzando qua attorno. Non so cosa vogliono. Temono che ad aprir bocca si trovino davanti al giudice, tutte mute e cieche. Guaritele. Lei ha anche delle ragazze orientali in mezzo al branco? No, soltanto qualche negra residuo dei tempi dell'occupazione, niente orientali. Beve qualcosa? No, grazie. Le orientali andrebbero forte. Avrei anche la richiesta, ma a me cara la tranquillità. Per essere sincero fino in fondo, non voglio grane con l'ufficio stranieri. Permessi di soggiorno, permessi di lavoro, passaporti che scadono, no. È questo che cercano? Sì, ma lei malauguratamente ne è sprovvisto. Sì, lo confermo. Io non mi riferivo solo a questo posto, ma alle sue case d'appuntamento. Infatti è proprio così, niente orientali. Lei permette? Come no, anche noi. Ho saputo che il dottor Scheibnitz è un suo socio in questa partita. È vero, ha investito un certo capitale. Le ha telefonato? Ieri o oggi? E perché? Ma forse per informarla dell'accaduto. Cosa? Di cosa parla? Nella strada dove abita lui è stata uccisa una ragazza thailandese. E pensi che la figlia di Scheibnitz ci ha telefonato dicendo che suo padre ne sapeva qualcosa. Scheibnitz? Sì. Ma no, è assurdo. Conosce anche Judix? Quello che sta a Nymphenburg? Sì. Di vista. Non è anche lui suo socio? Vorrà scherzare? Quello lì è un uomo del gran mondo. Mentre invece Scheibnitz... Beh, ecco, con lui la cosa è diversa. Il dio quattrino ci rende tutti uguali. Bel soggetto quel Birkman. Che voglia di fargli chiudere baracca. Chissà se intanto qui dentro hanno da darci una buona notizia. C'è una telefonata. Ancora a sgobbare a quest'ora. Con lo scirocco il lavoro aumenta sempre. Ha chiamato Occhia Mandorla. Fanti. Proprio quella. Me ne lavo le mani. L'uomo che cercate si chiama Jerry Shepman. Lo conosce di persona? Dice di averlo visto. Dammi il numero. È scritto qui. Quando ha chiamato? Verso le 10, ma non ti ho trovato e... Ha detto se era a casa? Sì, l'ho pregata di non muoversi. Come l'ha identificato, lo sai? No. Speriamo che lui non abbia visto il disegno. Non risponde nessuno? Mi ha assicurato che stava in casa ad aspettare la chiamata. Vieni, Harry. Stefan, di qua. Alla radio accesa. Aspetta. Stefan. Sì? Sei ancora in piedi?
Guarderò sul calendario quando ho dormito l'ultima volta. Harry è qua? È arrivato ora. Deve telefonare. Telefonare, sì. Al dottor Scheibnitz. Per avvisarlo non che... Non mi strillare nelle orecchie. Che dica a Scheibnitz che stiamo andando a casa sua. Sì, vado. E fammi portare un caffè. È già pronto. Spero che sia forte. Vuoi la sveglia, Stefan? Sì, scusa. Ti annuncio che di là c'è quel Jerry Shepman. Si è presentato spontaneamente? Sì. Ha già parlato? No, non ha aperto bocca. Dovrò aspettare tanto. No, si sieda. Venga da me, lei. Jerry Shepman, vero? Sì. Perché è venuto? Da un po' di giorni tutti mi guardano per storto, perché sembra che vada girando il ritratto di un tipo che mi assomiglia. E allora? Ma se quello che cercate... Così io? Lei ha un alibi per le ore che vanno tra le 22 dell'altro ieri e l'una del mattino? Ne ho uno di ferro. Metta sul tavolo tutto quello che ha in tasca e senza fiatare. Perché? Che cosa vuol dire? Io protesto, questo è un Protesti abuso. Protesti pure. Ha il passaporto? Sì. Fa un salto a casa sua. A casa mia? E chi vi dà il diritto di metterci in naso? Ce lo dà la legge. Harry, passalo a setaccio. Ehi, ma questo... Trattamento completo, Harry. Cappello. Profilo destro. Di fronte. Sinistro adesso. Non mi faccia l'indignato, la conosce questa tastiera. Venga di qua e si tolga gli abiti. Cosa mi tolgo? Giacca, camicia, tutto. Ma insomma, voi con che diritto? Abbiamo tutti i diritti, amico. L'esame di laboratorio sulle unghie dell'indiziato ha dato il seguente esito. Negativo ai fini dell'inchiesta. Risultato zero. Porco diavolo. Derrick. Sì? Sì? Porta tutte le carte che trovi a Sterling. Intendo lettere, taccuini, agende. Stefan. Sì? L'aeroporto. Ah. Derrick. Sono Wilmers. Forse qualcosa abbiamo trovato. Sulla linea Bangkok-Monaco. Un tipo somigliante, insieme a ragazze thailandesi o vietnamite. Ah, aspetta un momento. Dica pure. L'uomo dovrebbe avere un visto sul passaporto. Ha guardato? Ma. Comunque non risulta un passeggero di nome Shepman. Qui l'impiegato dice che non ha... Sì, sì, l'ho sentito, grazie. Harry, guarda se sul passaporto c'è un visto della Thailandia. No, non c'è. Non c'è su questo. Contento, Shepman? Sì. Bravo. Avete dato fondo ai giochetti. Ma resto più che mai convinto che fornisce le donne ai bordelli di Birkman. Ma no, davvero? Con l'esca di un presalario imbarca ragazze in Corea, Thailandia, Hong Kong e le porta in Germania. Un lavoro molto allettante. Senta, me lo procuri. Ha sempre scelto ragazze che non sapevano il tedesco. O lo parlavano a malapena perché l'ignoranza della lingua le esponeva a un più facile sfruttamento. Ah, che idea. Si potrebbe fare un mucchio di soldi così. Magari ce l'avessi avuta io, mi arricchivo. Alla fine parlerà, è ora fuori. Sul serio? Posso andare? Sì, ma con noi. Scenda e ci segua. Qui è stata uccisa quella ragazza. Perché me lo racconta? Venga, venga. Su. L'aiuto a farsi tornare la memoria. Lei inseguiva la ragazza che era scappata e cercava aiuto qui intorno, nel vicinato. Suggestivo. È una storia che mi appassiona. Finora si è sentito al sicuro perché non sa un particolare. Quale particolare? Semplicemente che la scena ha avuto un testimone e che... Dottor Scheibnitz!
Ho con me una persona che lei certo conosce già. Stavamo andando fuori a pranzo. Chi è che dovrei conoscere? Il qui presente Shepman. È un viso noto? No, mai visto prima. E a lei? Signorina Scheibnitz? Papà, portami dentro. Calma, cara. Te ne prego. Non ti agitare. Ti porto a mangiare fuori come si era deciso, poi ti riporto a casa. Non fare storie. Papà, ti supplico, portami a casa. Scusatemi. Che cosa facciamo? Non vuole consentire all'interrogatorio di sua figlia. Sfodera certificati medici. Shepman è sotto controllo? Sì, a tempo pieno. Ma cosa ti aspetti? Intanto ora sa che c'è qualcuno che l'ha visto, mentre prima non lo sapeva. Scheibnitz gli avrà detto che può stare tranquillo. La ragazza era stravolta alla vista di Shepman e lui l'ha notato. Dov'è ora Anita Scheibnitz? È a casa? No, il padre l'ha portata in clinica, l'ha ricoverata. In quale clinica? Ah, non ti ci fanno entrare. Io fuori del cancello e Shepman dentro magari, eh? Harry, quando sei stanco la tua intelligenza è più sfavillante del solito. Su, forza, in che clinica è? Avrei dovuto immaginarlo che non avreste mollato la presa. Professore, questo è l'ispettore capo Derrick. Non ha ricevuto il certificato medico, a quanto sembra. Buonasera, professore. Si accomodi. Grazie. Sì, l'ho ricevuto. Dubita che sia falso? No. Allora mi dica cosa è venuto a fare qui. In che stanza si trova sua figlia? Oh, senta. Le ho chiesto in che stanza è, a che piano, sul davanti o sul retro? Non capisco il perché. Evidentemente. Harry, dove sei? Nella via laterale, all'angolo con la sinistra strasse. Sta parcheggiando la macchina. Di forte di chi stai parlando. Come di chi? Dell'amico Shepman. Sta percorrendo il muro esterno, devo seguirlo? Aspetta un momento. Dov'è allora? In che padiglione? Vuol dirmi finalmente cosa significa tutto ciò? Da 6 ore seguiamo ogni passo di Shepman, perciò sappiamo che è venuto qui. In clinica? Sì. È davanti all'edificio. L'ha informato su dove si trova sua figlia? No. Lui no. Però a Birkman l'ho detto. Gli ha detto anche la stanza, il numero, sì, della stanza? Sì, naturalmente, la sua solita camera. Per lei questa è un'altra casa, non è vero? Ma che vuole Shepman da mia figlia? Mi dice dov'è? Al piano di sotto, al numero 6. Harry. Sì, ti ascolto. Shepman è conosciuto, è entrato senza difficoltà. Sì, ora muoviti, va nella camera numero 6, qui sotto, a pian terreno. Chiudo. Io ho diritto di avere una spiegazione. Prova, in base a che cosa. Ma in che mondo vive lei? Quel delinquente ha già ammazzato un testimone. Per Dio, ma lei è pazzo. Pensare che Shepman possa sul serio farsi venire in mente di... Scusi, professore. Si trova nella stanza numero 6, al pian terreno. Potrebbe fare accompagnare là i miei uomini, professore? Certo. Sì. Grazie. Vengo io. Ma è convinto davvero che farebbe del male a mia figlia? Deve aver dimenticato in quale ramo del commercio ha investito i suoi capitali, Scheibnitz. Di qua. Prego. Sì, lo sapevo. Sapevo del traffico, delle ragazze.
e da dove venivano. Sapevo anche cosa ne facevo una volta che le aveva portate qua. Ma la cosa non mi turbava troppo. Per me non era così grave, glielo dico sinceramente. Anch'io qualche volta ne ho ricevute in casa mia. Iodix ne andava pazzo. E anche a me non dispiacevano. Potevo pensare che all'improvviso una di loro perde la testa e scappa. Ho detto a Shepman, corri a riprenderla, altrimenti quella è capace di fare scoppiare uno scandalo. Ma non immaginavo quello che avrebbe fatto. Cos'è? Stia giù! Buonanotte, Stefano.